Importatore alpine per il mercato italiano, Audioforum Italia propone anche una serie di prodotti dedicati al mondo del camper. Tra le novità presenti nel catalogo dell'azienda lombarda, il nuovo sistema multimediale Alpine Alu 11 è la seconda generazione di questa linea di prodotti, contraddistinto da un touchscreen ad alta risoluzione da 11 pollici. Non mancano poi la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e la possibilità di collegare l'Alpine Navi Stick per poter utilizzare il sistema di navigazione iGo Primo Next Gen con database di mappe Here e un ulteriore database con aree dedicate ai camperisti. Infine, a tutto vantaggio di una maggior sicurezza in fase di manovra, è possibile installare il sistema di telecamere a 360 gradi Alpine HCST100 per massimizzare la visualizzazione d'insieme del proprio veicolo. Bomatec è un'azienda che si occupa della distribuzione e dell'installazione su scala nazionale di accessori elettronici, con particolare riferimento a quegli apparati che sfruttano tecnologie di comunicazione e localizzazione a distanza per garantire la sicurezza. Uno dei prodotti di sicuro interesse in materia di protezione del proprio veicolo è la BomaView Security Cam. Stiamo parlando di una videocamera che sfrutta la connettività 4G, LTE e Wi-Fi per trasmettere immagini in tempo reale dell'interno del veicolo direttamente sullo smartphone. All'interno dell'offerta Bomatec non mancano poi sistemi di antifurto personalizzabili e molto altro. Sempre più evoluti e in grado di fornire informazioni molto dettagliate, i sistemi di navigazione Garmin sono tra i più conosciuti e apprezzati anche nel mondo dei veicoli ricreazionali. A tal proposito, Garmin presenta due nuovi apparati con schermi fino a 10 pollici e una serie di funzioni integrative per facilitare la creazione dell'itinerario e la ricerca di punti sosta o di interesse. Si chiamano Camper 895 e Camper 1095 e dispongono entrambi di un ampio schermo capacitivo ad alta risoluzione da 8 pollici il primo e da 10 pollici il secondo. Tra le loro caratteristiche principali, di sicuro interesse vi sono la possibilità di accedere alla guida verde Michelin con valutazioni, immagini e descrizione dei luoghi che vale la pena visitare, o a un database ZTL che assiste nell'attraversamento dei centri urbani. In tema di protezione del proprio camper da furti, BlockShaft SRL propone un sistema di antifurto meccanico da applicare direttamente al piantone dello sterzo del veicolo. Bloccare la direzionalità del mezzo è infatti uno dei modi per impedirne il furto, e questo meccanismo a camma evolvente è costituito da un complesso congegno meccanico ad alta affidabilità e resistenza. Una volta installato è praticamente invisibile perché è integrato saldamente al piantone dello sterzo e rende inattaccabile il camper senza modificarne l'estetica e l'originalità delle sue parti. È facilissimo da utilizzare grazie all'esclusiva serratura di sicurezza con chiave brevettata prodotta da BlockShaft SRL e certificata. Più espressamente dedicato alle caravan o ai rimorchi, invece, il nuovo sistema antifurto ProSafe di Alco. Allo scopo di garantire maggiore sicurezza, Alco ha progettato questo blocco per la ruota utilizzando materiali altamente resistenti e realizzando una chiave che rende la forzatura laboriosa e lunga, cosa che attirerebbe troppo l'attenzione. L'installazione è semplice e rapida, ma è doveroso segnalare che per l'acquisto del nuovo Alco ProSafe bisognerà attendere la metà del 2024. La nuova stagione, Thetford si è concentrata sul miglioramento di uno dei suoi prodotti di punta, ovvero la toiletta cassetta. Ecco che la factory olandese presenta Tush, un particolare accessorio aggiuntivo per tutte le toilette a cassetta in plastica sia nuove sia già in uso da tempo. Il Thetford Tush è un elemento in porcellana di facile installazione, che grazie a una sigillatura superiore diventerà un tutt'uno con la toilette, facilitandone la pulizia e mantenendo il suo aspetto sempre nuovo dopo ogni utilizzo. E a proposito di pulizia, ecco la versione ottimizzata del bathroom cleaner di Thetford per la pulizia quotidiana del bagno. Migliorata sostanzialmente la formulazione,
per eliminare il calcare e i residui di sapone, lasciando una gradevole fragranza. L'azienda romagnola Acquatravel, specialista riconosciuta dei sistemi e dei prodotti per il trattamento e la sanificazione dell'acqua nei veicoli ricreazionali e non solo, propone alcune novità per la stagione 2024, a cominciare da un liquido disgregante per la cassetta WC. Disponibile sia in monodose sia in tanica da 5 litri, non rovina la plastica, disgrega tutto compresa la normale carta igienica del supermercato e mantiene senza odori la cassetta WC per 4 giorni. Altra novità è il pratico tienitubo, un accessorio utile durante le operazioni di carico dell'acqua potabile. Realizzato in silicone alimentare, si inserisce con facilità in tutti i bocchettoni di carico presenti sui camper. È poi possibile utilizzarlo con tubi da un minimo di 16 mm di diametro fino a un massimo di 20 mm e l'ancoraggio all'interno del cono avviene con la tenuta di linguette che ne evitano lo scivolamento all'indietro dovuto alla pressione dell'acqua. Ricordiamo inoltre che Acquatravel propone una serie di prodotti destinati alla sanificazione, alla pulizia e alla manutenzione dei serbatoi presenti a bordo dei camper. In grado di assecondare le varie richieste di mercato in tema di strutture e accessori di primo impianto e in alcuni casi anche aftermarket, CTA presenta una nuova versione delle già conosciute dinette trasformabili in letto. Si chiama Sleep 3 e dal nome si può già intuire che può offrire tre comode sedute, ma la sua peculiarità è quella di trasformarsi in un letto matrimoniale in poche e semplici mosse. È infatti sufficiente ribaltare prima la seduta, a seguire sbloccare lo schienale e ruotarlo in posizione orizzontale, infine abbattere la parte posteriore e il gioco è fatto. Non manca poi la possibilità di muovere l'intera struttura grazie a dei binari fissati a pavimento. Rimanendo in tema di dinette, ecco lo Smart Kit, che comprende una struttura superiore fronte marcia con cinture di sicurezza premontate, staffe di ancoraggio a pavimento, kit viti per fissaggio allo chassis e istruzioni di montaggio. L'Hyper Components è uno dei più importanti fornitori di sistemi e accessori tecnici di primo impianto e aftermarket per l'industria dei veicoli ricreazionali, grazie al suo catalogo ricco e completo. Un'offerta ampia che per la nuova stagione si allarga ulteriormente, con l'introduzione del nuovo sistema di letto basculante manuale chiamato Manila, pensato per offrire un'alternativa più economica, più leggera e adatta a chi utilizza il camper per il turismo in libertà, poiché la mancanza di un motore elettrico non comporta consumi energetici. Il letto manuale presenta un innovativo sistema di movimentazione a due pistoni pneumatici contrapposti. Basta premere un pulsante o girare una maniglia e il cliente che sceglierà il tipo di sistema di sblocco e il letto scende facilmente fino alla posizione desiderata. Per la nuova stagione Teleco pone una particolare attenzione sui sistemi di ricezione digitali, sia per la televisione sia per internet. Ecco quindi la nuova antenna omnidirezionale Winglang 11, un'antenna dal look total black, che permette di vedere al meglio le trasmissioni del digitale terrestre e di avere a disposizione nel veicolo una veloce rete Wi-Fi con l'ausilio di un router. Uno dei must di casa Dometic sono sicuramente i condizionatori da tetto. Un'offerta ricca che si amplia ancora di più con l'arrivo dei nuovi modelli FreshJet FJX7. Unità dal design moderno e dal look contemporaneo, disponibili sia in colorazione bianca sia nera, che adottano la più moderna tecnologia compressore con inverter a potenza controllata e pompa di calore. Tre sono i modelli attualmente a catalogo, i Dometic FreshJet FJX7 2200, 3000 e 3500, con potenze che rispecchiano le loro sigle, quindi pari rispettivamente a 2200, 3000 e 3500 Watt. Per quanto riguarda invece il tema della conservazione dei cibi, Thetford propone una gamma di frigoriferi concepite in modo specifico per le cucine dei van, per essere quindi accessibili sia dall'esterno sia dall'interno del veicolo.
appositamente studiati per essere posizionati al di sotto del piano della cucina e nel senso di marcia, la nuova linea di frigoriferi marchiati Thetford è caratterizzata da un'apertura a scorrimento che svela una parte superiore con ripiani e una inferiore a estrazione che segue il movimento di apertura, rendendo così più pratico raggiungere le bottiglie o i cibi collocati nell'ampio cassettone. Avere la possibilità di accendere il riscaldamento oppure l'aria condizionata da remoto è sicuramente una comodità che già da tempo Truma offre grazie al conosciuto iNet System, un apparecchio in grado di interagire con i dispositivi Truma installati a bordo. Ma l'evoluzione continua. I tecnici Truma hanno infatti pensato alla possibilità di controllare il proprio veicolo anche quando non ci si trova nelle immediate vicinanze, studiando e realizzando il nuovo iNet X Connect. La caratteristica fondamentale di questo nuovo modulo è infatti la possibilità di comunicare con il camper utilizzando una qualsiasi rete cellulare. Il modulo può essere facilmente integrato nel sistema iNet X esistente o installato insieme al pannello di controllo, mentre per l'utilizzo Truma integra una scheda SIM che per i primi 2 anni non ha nessun costo aggiuntivo. Rimanendo in casa Truma, ecco la nuova variante nera della sua conosciuta e collaudata gamma di condizionatori a tetto. Arriva il nuovo Aventa Black. Un look nero per un abbinamento ideale con molte delle colorazioni attualmente in circolazione, senza dimenticare che la versione bianca è sempre disponibile. La gamma dei condizionatori a tetto Vebasto si arricchisce di 2 nuovi modelli con compressore a velocità variabile, per un totale così di 7 unità dedicate a veicoli di diverse dimensioni. Le novità si chiamano Cooltop Trail 28V e Cooltop Trail 36V e si tratta di unità compatte che forniscono una potenza di raffreddamento rispettivamente di 2,8 e 3,6 kW, oltre ad includere anche la funzione di riscaldamento. Dotate di un nuovo compressore a velocità variabile, queste unità di condizionamento non generano picchi di corrente durante la fase di avvio, consentendo di utilizzarle anche in alcuni campeggi dove è disponibile meno energia dalla rete elettrica esterna, mentre durante il funzionamento il consumo energetico si adatta automaticamente alla capacità di raffreddamento o riscaldamento richiesta. Con l'aumento della popolarità dei van e della van life, la svedese Thule ha recentemente presentato una gamma di prodotti dedicati al vivere la vita in van e non solo. Partendo dalla collezione di portabici, Thule amplia l'offerta di soluzioni dedicate al trasporto di e-bike su furgonati, presentando il nuovo VeloSwing, che rende possibile l'apertura delle porte posteriori anche con le e-bike caricate. VeloSwing è una soluzione con barra di traino che permette sia di montare un portabici da gancio o altri accessori dedicati, sia di trainare un rimorchio fino al limite consentito dal veicolo, funzionando quindi a tutti gli effetti come un reale gancio di traino certificato. Con piccoli gesti il meccanismo di sicurezza si sblocca, consentendo una movimentazione laterale semplice e fluida. Pensato invece per un fissaggio diretto al portellone posteriore, il Thule VeloTrack è un portabici per furgonati dedicato al trasporto di e-bike, permettendo sempre però di aprirlo. Tra le sue peculiarità non c'è solo un'ottima capacità di carico, ma anche la possibilità di poter essere installato più basso rispetto ai classici portabici da van, grazie all'accessorio aggiuntivo per portatarga e luci, facilitando così il carico. Specialista nella costruzione diretta e nell'installazione anche di primo impianto di portamoto e portabici per ogni tipo di veicolo ricreazionale motorizzato, Edycar mantiene costantemente aggiornati tutti i suoi prodotti, sia per quanto riguarda i materiali, sia la praticità d'uso. A proposito di quest'ultima, il costruttore piemontese ha pensato di posizionare la rampa di carico al di sotto del piano del portamoto. Per l'utilizzo sarà sufficiente spostare il cantonale laterale, estrarre la rampa e, una volta completato il carico, reinserire l'accessorio nella sua posizione di partenza e chiudere il cantonale.
Cavallo di battaglia di Casa Fiamma è sicuramente il portabici, uno degli accessori che ha fatto la storia dell'azienda varesina, proposto ora in una nuova versione dal look moderno e accattivante. Stiamo parlando del conosciuto Carry Bike Pro C. Un portabici ideale da installare anche sotto la finestra posteriore del camper, che oltre ad essere tra i più compatti sul mercato, si adatta facilmente a tutte le pareti, grazie alla regolazione in altezza da 40 a 80 cm. Per la nuova stagione viene proposto anche nella nuova colorazione Deep Black. Vale la pena ricordare che la serie Pro C adotta tubi a sezione ovale e canaline Rail Plus, entrambi elementi strutturalmente più performanti che accrescono la resistenza alla torsione e alla flessione. Più comfort e sicurezza. Questi sono i concetti alla base del nuovo Alco Comfort Drive, un sistema semiattivo di sospensioni che punta a rendere più piacevole il viaggio. Esso infatti è in grado di calcolare con anticipo le oscillazioni del veicolo e modificare, di conseguenza, le impostazioni degli ammortizzatori automaticamente ed in tempo reale. Il sistema agisce quindi direttamente sugli ammortizzatori, variandone le caratteristiche e modificando il flusso dell'olio nelle fasi di compressione ed estensione. Altra peculiarità del nuovo Alco Comfort Drive è l'interfaccia diretta con l'ESP, tramite il protocollo CAN bus del veicolo. Specializzata nella realizzazione di impianti oleodinamici, la Modenese Amplo è da tempo conosciuta per la costruzione e la commercializzazione di piedini di stazionamento elettroidraulici. L'impianto di sollevamento, composto da 4 piedini, la centralina idraulica e un pratico telecomando, oltre a stabilizzare il veicolo, è in grado di pesare i singoli assi. L'operazione avviene completamente in automatico. Sarà sufficiente avviare la procedura dal telecomando e la centralina farà il resto, sollevando il mezzo e procedendo con la pesatura. Una volta conclusa l'intera procedura, sul display si potranno visualizzare i valori dei pesi esatti riferiti sia all'asse posteriore sia a quello anteriore. Migliorare l'assetto e la stabilità di un camper è da tempo la mission di OMA, noto e apprezzato punto di riferimento del settore grazie alla progettazione e alla realizzazione di ammortizzatori dedicati ai veicoli ricreazionali, su misura e con tarature specifiche caso per caso. L'azienda toscana ha recentemente messo a punto e immesso nel mercato il kit Blue 2, un sistema di barre stabilizzatrici maggiorate per camper e veicoli commerciali. Per ciò che riguarda il segmento van, ricordiamo Easy Comfort, un sistema di sospensione dedicato ai furgonati composto da un doppio foglio di balestra parabolica che va in sostituzione dell'originale, coadiuvato da due ammortizzatori OMA a gasolio a doppio effetto. Un insieme che permette di donare la giusta elasticità, aumentando il comfort di guida e riducendo la rigidità. Specializzata nella progettazione e realizzazione di sospensioni anche per veicoli ricreazionali, ORAP ha studiato appositamente per il Fiat Ducato l'ammortizzatore posteriore monotubo, un sistema che punta a migliorare l'assetto del camper stabilizzando rollio e beccheggio. Questo ammortizzatore sfrutta la capacità di compressione del gas e dell'olio per migliorare l'assetto generale del veicolo senza andare a penalizzare il comfort. È poi possibile abbinarlo a sospensioni anteriori con molle rinforzate, a balestre oppure averlo con taratura regolabile. Si chiama Top Drive System, il sofisticato sistema di sospensione pneumatica per camper progettato e realizzato da ESI Italia, in questo caso specificatamente per il Fiat Ducato X250 e X290. Questo sistema consiste prevalentemente nell'applicazione di molle ad aria sulla sale posteriore che si interpongono fra la sale ed il telaio, con l'obiettivo di minimizzare le vibrazioni dovute dall'urto del tampone di fine corsa, fenomeno inevitabile quando il veicolo è prossimo al limite di carico. Gli altri benefici portati dall'installazione del Top Drive System è la drastica riduzione delle vibrazioni, la limitazione del rollio e la possibilità di una regolazione accurata grazie al sistema di gonfiaggio manuale, semiautomatico o automatico a controllo elettronico.
Approfittando dell'importante occasione offerta dal Salone del Camper di Parma, BluIT, azienda leader nelle soluzioni di accumulo di energia e alimentazione portatili, debutta alla grande nel settore italiano dei veicoli ricreazionali. Una delle linee principali di casa BluIT è quella delle stazioni portatili, una gamma ricca. Una delle novità principali presentata in anteprima è invece rappresentata dalle Power Station Orange, la cui caratteristica saliente è quella di avere un grado di protezione IP65 contro l'acqua e la polvere. Ma il mondo BluIT non si limita agli accumulatori, ma offre anche una gamma di pannelli fotovoltaici portatili e collegabili direttamente alle Power Station e altri sistemi dedicati alla casa. Racchiudere in un unico sistema la gestione di più apparati presenti a bordo del proprio camper è sicuramente una comodità. E a tal proposito, ecco CaraControl, una soluzione intelligente prodotta dall'olandese Leisure Telematics BV e commercializzato in esclusiva per l'Italia da Camper Tools. Il sistema CaraControl è stato progettato per essere il più universale, intuitivo e anonimo possibile, consentendo di collegarlo a dispositivi di terze parti, come pannelli di controllo del riscaldamento, condizionatori o anche allarmi, rendendo di fatto il proprio veicolo ricreazionale una casa intelligente. Sono infatti disponibili una molteplicità di funzioni comandabili anche dal proprio device, grazie all'app dedicata. Non manca poi la possibilità di implementare anche i sistemi di sicurezza con l'aggiunta di moduli extra, così da poter ricevere notifiche in caso di effrazioni o altro. Quando si parla di autonomia energetica di bordo, ancor più se con una spiccata vocazione green, uno dei nomi più conosciuti all'interno del mondo camper è quello di EFOI. Acronimo di Energy for You, è la pila a combustibile sviluppata dall'azienda leader in questo settore, SFC Energy, che quest'anno compie 20 anni. Un traguardo davvero importante, soprattutto se consideriamo che fin dall'inizio EFOI ha introdotto nel mondo dei veicoli ricreazionali, ma non solo, innovazione e tecnologia con un occhio di riguardo all'ambiente. Uno strumento discreto e silenzioso che entra in funzione solo quando serve e che attraverso un processo chimico è capace di trasformare l'energia chimica contenuta nel metanolo in energia elettrica pronta all'uso. È bene ricordare che le cellule a combustibile EFOI sono abbinabili anche ad accumulatori basati sulla tecnologia agli ioni di litio. Commercializzato in Italia da Euro Accessoire, Mestic è conosciuto per una serie di prodotti destinati all'outdoor e tra questi la Factory olandese propone alcune novità dedicate esplicitamente all'energia, a cominciare dalle Power Station MPS. Provviste di accumulatore interno al litio, sono disponibili con potenze nominali che variano dai 300 W della più piccola MPS 300 ai 600 W della MPS 600 o ai 1800 W del modello MPS 1800 fino ad arrivare alla più potente MPS 3000 con potenza nominale pari a 3000 W. Semplificare il dialogo tra i diversi apparati di bordo è diventato oggi più semplice con il sistema N-Bus DNDS, che in sostanza crea una rete pratica e funzionale tra dispositivi di gestione energetica grazie a un cavo dati standard ed è gestibile attraverso i nuovi controller con display touchscreen oppure con l'app mobile. Per configurare il sistema in base alle proprie esigenze, NDS mette a disposizione numerosi apparati, come le nuove batterie Tempra da 100 a 150 A, che a parità di dimensioni dell'involucro esterno offrono il 50% in più di potenza, oppure booster di nuova generazione DC-DC per caricare velocemente durante il viaggio, o ancora nuovi caricabatterie AC-DC che permettono di ricaricare qualsiasi batteria. Non manca un'ampia offerta di pannelli solari rigidi o flessibili e di regolatori MPPT o altro ancora. Per una corretta ricarica delle batterie durante il viaggio, Nord Elettronica, brand del gruppo Alco, propone il nuovo convertitore DC-DC NE325, progettato per ottimizzare e mantenere costante il flusso della corrente proveniente dall'alternatore del motore. Se invece la ricarica avviene attraverso un modulo fotovoltaico, ecco il nuovo regolatore di carica PR350,
adatto a pannelli solari fino a 350 W e predisposto per il collegamento del pannello test PT742. Infine, ecco i nuovi inverter della serie ERP di Alco, ad onda sinusoidale pura. Progettati appositamente per l'utilizzo su camper e automobili, sono contraddistinti da un'elevata qualità costruttiva, una notevole affidabilità e una completa sicurezza, aspetto importante quando si usano correnti continue di grande amperaggio. 4 le potenze disponibili, ovvero 300, 600, 1500 e 2000 W, tutti provvisti della predisposizione per la connessione con il pannello di accensione da remoto MCI3. Per gli amanti dell'outdoor, Teleco presenta le Portable Power Station, qui rappresentate dalla versione più potente attualmente inserita nel suo catalogo, la PPS1000. Facile da trasportare, può erogare una potenza nominale di 1000 W in uscita, arrivando ad un picco di 2000 W. Sulla parte frontale è presente un display per monitorare lo stato di carica e il consumo, mentre non mancano prese a 230 V, prese USB 1, USB 2, USB 3 e Type-C. Infine, è poi possibile collegare la Power Station direttamente ai nuovi pannelli solari portatili marchiati Teleco, grazie al connettore dedicato posizionato anch'esso nella parte frontale. Si chiama Side Hill ed è una veranda progettata da Thule per essere compatibile con tutti i minivan. Disponibile nelle lunghezze di 260 cm e 3 m, presenta una forma compatta che contiene l'altezza complessiva del veicolo entro i 2 m, permettendo così di accedere senza troppi problemi anche a parcheggi coperti o garage. Questa veranda è poi dotata di uno scomparto integrato con antifurto per riporre la manovella pieghevole, così da poterla avere sempre a portata di mano senza doverla riporre all'interno del van. Con Thule Side Hill è poi possibile l'installazione fissa oppure removibile, per una maggior flessibilità d'uso del veicolo. In quest'ultimo caso sarà sufficiente optare per l'acquisto di un adattatore apposito. Un'altra novità proposta dalla factory svedese si chiama Subsola, un sistema moderno e intelligente che permette di ampliare lo spazio coperto dei tendalini. Questi pannelli triangolari modulari si fissano alla veranda, possono essere uniti chiudendoli con una cerniera e sistemati in modo creativo per ottenere esattamente la copertura e l'aspetto che si desidera. Ma le novità di Thule non finiscono qua. A partire dalla tarda primavera del 2024, gli amanti della vita all'aria aperta potranno valutare un modo un po' diverso per vivere una vacanza immersi in contesti naturali, grazie alla nuova Thule Outset, la prima tenda del mercato montata su gancio di traino, personalizzata per il comfort e progettata per l'avventura. Con semplicità e in pochi istanti è possibile allestire una tenda sollevata da terra e sostenuta da piedini regolabili. All'interno possono trovare posto due persone, mentre, come da tradizione Thule, il comfort e la resistenza all'uso e agli agenti atmosferici è garantita dall'utilizzo di materiali di qualità, senza trascurare il design. Si chiama Moonlight Tent, la novità principale di Fiamma, una tenda da tetto studiata appositamente per adattarsi a furgonati, minivan e SUV dotati di barre portatutto con omologazione superiore ai 75 kg. La sua apertura libro è semplice e veloce, per accedervi è prevista una scaletta in alluminio e due sono le varianti attualmente disponibili. La versione 140 omologata per due persone e la versione 180 pensata invece per tre persone. Va segnalata anche la compatibilità dell'intera struttura con i tendalini a parete. Specializzata nella lavorazione di materiali di alta qualità a protezione del proprio veicolo, l'Arco si inserisce a catalogo un telo ombreggiante e antigrandine, che oltre a proteggere dai danni provocati da quest'ultima, garantisce un'elevata protezione dai raggi UV, considerati tra le principali cause del deterioramento di carrozzeria, guarnizioni e sigillature. È costituito da una rete larga 3 metri alla quale vengono cuciti dei cilindri in tessuto ecologico con all'interno un gonfiabile rigido
che mantiene una giusta distanza dalla superficie, creando così di fatto uno scheletro a supporto del telo. Sempre in tema di protezioni esterne, l'oscurante termico 4 stagioni di Larcos si rinnova, diventando totalmente waterproof. Un accessorio versatile che ben si adatta alle diverse temperature esterne e confezionato su misura per qualsiasi tipologia di veicolo o meccanica di base. Infine, ecco 4 nuovi tessuti dalle proprietà antimacchia e idrorepellenti. Caratterizzati da un'alta resistenza a usura, abrasioni e liquidi, sono pratici, pet friendly e realizzati con filati di fibre riciclate e colori che si coordinano alla perfezione con i 28 già presenti nella collezione Larcos. Truma arricchisce la sua apprezzata serie di Mover Smart con un nuovo modello, il Mover Smart A4 per caravan a doppio asse. Questo nuovo sistema di manovra è pensato per muovere caravan fino a 2800 kg di peso ed è dotato di una funzione di arresto automatico per una maggiore sicurezza. Il Truma Mover Smart A4 è inoltre in grado di affrontare pendenze fino al 13%, mentre la superficie antiscivolo dei rulli di trazione garantisce la necessaria aderenza allo pneumatico e permette quindi una trasmissione ottimale della potenza.